sono su un treno rapido, mi fermo a Ufune, che è la prossima fermata, e da lì c'è un regionale per Itacamacura, e visiterò i templi che non ho visto ieri. Eccomi a Itacamacura, il primo tempio che andrò a visitare è proprio a fianco alla stazione, si chiama Engakuji, eccolo qua, proprio attaccato alla stazione a un minuto a piedi. Ed ecco che in Giappone puliscono anche un Sanmon, il portale d'ingresso al tempio. Beh, un po' come se in Italia si mettessero a pulire la facciata del Duomo di qualche città, di Milano o di Parma, così con acqua e sapone, uguale. Qua siamo nel Butsuden, questo qua è il drago che rappresenta il tempio. Questo non è l'originale perché era stato parecchio rovinato durante il terremoto del Giacanto del 1923, ma ben restaurato negli anni 60. Questo è il Karamon, è l'ingresso dell'imperatore. Questo cancello viene aperto solo quando entra l'imperatore. Questa invece è l'ojo. La struttura però è stata completamente ricostruita dopo il grande terremoto del Kanto, quindi non è più l'originale. Ed eccomi al Tokeiji, altro tempio che andrò a visitare adesso,
ieri passati qua cercando il sentiero per il Grande Buddha di Kamakura e praticamente era tutto imballato. Oggi veramente si gode tantissimo la giornata. Giornata stupenda oggi, il caldo si inizia a far sentire, saranno quasi 30 gradi, veramente molto caldo, ma si gode tantissimo Kamakura. Ecco, davanti a me invece una cosa che non sopporto, dei giapponesi. Sì, c'è una cosa che non sopporto dei giapponesi, sono le ombrelle parasole. Le usano ovunque, danno un fastidio che sono una cosa tremenda. Ed ecco qua un pozzo che è ancora funzionante. Guardate, spettacolare. Idomizu in giapponese. Questa è la tomba della figlia di un imperatore. Pensate un po', dovrebbe essere dell'imperatore del Giappone quando Kamakura era, per un breve periodo, la capitale. Si sentono solo i corvi. E niente che dire, è veramente bello anche questo tempio con il suo giardino. Adesso vado a vedere un tempio sempre qua vicino. E poi vado a Kamakura, città. Ed eccomi, oh, meglio ancora, rieccomi al Joshiji Temple. Ieri da qui ho iniziato il trekking per arrivare al Daibutsu. E adesso andiamo a visitare il Joichichi Temple. Ed ora entriamo nel tempio con giardino Zen. Ecco il tempio. Ed eccomi in una piccola foresta di bambù. Ed ecco qua il tunnel che
che porta negli inferi. Vista la location, meglio lasciarlo dov'è, quel tunnel. Questi tre chi sono? Hanno la tana lì. E qua siamo in un'altra zona molto bella del tempio. E guardate che bello questo giardino privato. Bene, ultimo giorno in Giappone. Abbiamo visitato i tre templi di Kitakamakura, Lengakuji, il Tokeiji e quest'ultimo il Jochiji. Adesso andiamo a vedere l'ultimo santuario, quello principale di Kamakura, che è il Tsurugaoka Achiman, che è praticamente a Kamakura. Poi se resta tempo ora, per visitare qualcosa, vedremo quello che c'è da fare. Altrimenti potrei anche andare a Yokohama e fare un giro per la Chinatown. Ed eccomi al Tsurugaoka Achiman, questo santuario shintoista. Adesso sto riprendendo da lontano. C'è un bel viale per raggiungerlo. C'è veramente tantissima gente a questo santuario, maggior parte giapponesi, si vede dalle ombrelle, e non solo. Molto bello, molto interessante e adesso andremo proprio a visitarlo all'interno. E ogni tempio ha la sua bella raccolta di botti di sakè. Guardate che spettacolo. L'unica che si capisce probabilmente da dove viene è questa, sembra il Monte Fuji. Guardate quanti scolari!
beata gioventù, si diceva. Guardate quanti. Tutti ordinati. Tutti vestiti con le divise della scuola, non come in Italia, che menano solo su dal casino. Guardate quanti ce ne sono. Ed eccomi per la strada pedonale di Kamakura che porta alla stazione e soprattutto oltre alla spiaggia. E adesso andiamo a farci un giro. C'è veramente un casino di gente, sono negozi anche belli. Sto qua prende i cappelli, per esempio, guardate. Qua c'è un atelier. Questo sembra vendere, oltre a qualche gingillo, anche dei ventagli molto belli. Qua vendono dolci ed è veramente pieno. Ed ecco un negozietto dove prenderò sicuramente qualcosa. Contentissimo della mia spesa. Adesso vado verso la spiaggia. Ho comprato le bacchette, le urushi, circa 3.000 yen. Non erano né le migliori né le peggiori, però hanno un bel disegno di un drago molto bello e made in Japan, soprattutto non in China o Taiwan. Bene, adesso vediamo di oltrepassare questo fiume di gente e andare verso la spiaggia. Ed eccomi sulla spiaggia di Kamakura. Sembra il Lido di Riccione. Ecco uno che cerca di ammazzarsi. Vedremo dove. Si ammazza lì? No, per il momento tiene botta. Vabbè. Dunque, eccomi sulla spiaggia. Il tempo è bellissimo. Il mare è abbastanza mosso, buono per i surfisti. Gente ce n'è, non pensavo così tanto, non pensavo una spiaggia proprio tipica all'italiana. Vedete il mare bellissimo. Chissà che se queste alghe se le mangiano i giapponesi, spero di no.
so francamente dove le pescano le alghe nori, se ci sono delle coltivazioni, ecco, diciamo, di quest'alga commestibile. È veramente molto suggestivo l'oceano per chiudere questa vacanza, questo viaggio più che vacanza, perché di vacanza ce n'è stata ben poca, vacanza, relax zero. Praticamente camminato tra i 15 e i 20 km al giorno, più mezzi pubblici eccetera. Tanto c'è sempre il tipo che si vuole schiantare da qualche parte, che continua a gironzolare sopra le nostre teste. Siamo qua, praticamente concludo la mia vacanza. Adesso dovrei fare un salto veloce, una cosa veloce, un paio d'ore. Spero di arrivare anche abbastanza presto alla Chinatown di Yokohama. Dovrei stare una quarantina di minuti di treno, mangerò qualcosa lì, poi in hotel sistemare le ultime cose e ripartire domani mattina direzione Milano e a casa. Mercoledì si torna al lavoro. Certo che probabilmente questa è una spiaggia libera e proprio non curata. Adesso non so se magari più avanti, fra qualche giorno, verranno. Sono dei lavori, comunque, non so, dicevo, se tra qualche giorno magari va verrà un po' spianata, perché qua per i bagnanti è veramente un po' al limite. Non è che ci sia tanta sporcizia, sì, ce n'è anche sporcizia, però come vedete tantissimi pezzi di ramo, addirittura un bambù. Sono comunque dei lavori, sembra che qua si preparino per la stagione estiva, quindi probabilmente qua verrà ben spianata la spiaggia, magari per luglio-agosto. I bagnanti ce ne sono comunque, guardate, anche gente con i cani, nessuno che dice nulla. Beh, è piacevole comunque. Ecco, vediamo qua un assalto totale tra cani, no. Sono tanti surfisti, come vedete. Sì, non ci sono delle grandi onde come quelle che ho visto in California, almeno oggi, quindi posso fare molto, ecco. Eccone lì uno che cerca, no, ha cercato. Eccolo lì un altro che prova a prendere l'onda, ma l'onda ha preso lui ed è rimasto in terra. Vabbè. Ed ecco un cartello che spiega, dice praticamente in caso di tsunami di evacuare dalla zona, anche in caso di strane apparenze dopo un terremoto. Ed eccomi alla Chinatown di Yokohama. Questo è il portale dell'imperatore, uno stile cinese completamente diverso da quello giapponese. E questa
è la Chinatown. Comunque, volevo farvi vedere una cosa. Qua le sigarette costano meno che in Italia, perché il pacchetto di Winston, che le sigarette che fumo io, costano 450 yen e sono circa 4 euro, quindi un euro addirittura in meno. Le Camel 400 yen. In Italia mi sa che superano i 5 euro. Vabbè. Siamo riusciti a superare anche il Giappone con i prezzi delle sigarette. Benvenuti in Cina. Io quasi quasi mi infiondo in questo. E qui, davanti alla porta dell'imperatore, della Chinatown di Yokohama, si chiude il mio viaggio in Giappone e prossimamente, nelle prossime settimane, posterò i video di questo viaggio. Conterò dunque un po' tutto e vedremo cosa salta fuori. E va bene, il viaggio è stato bellissimo. Adesso torno in hotel. Domani mattina la sveglia sarà abbastanza presto, perché comunque alle 8 circa devo essere all'aeroporto di Narita. Comunque mi sa che è un'oretta e mezza almeno di treno da Yokohama. E niente, bellissimo tutto, è andato tutto alla perfezione. Spero di tornarci presto in Giappone. Che dire, trarrò le conclusioni a casa e poi vi dirò. Domani magari breve video da Narita, se riesco, altrimenti chiudo qua.